Pallanuoto Anteria Telimar con l'obiettivo playoff. La squadra è stata presentata alla piscina olimpica di Palermo. Ascoltiamo le interviste. L'ossatura della squadra è sostanzialmente quella degli anni scorsi, si basa sull'esperto capitano straniero mancino Krešimir Zubčić, su un attacco micidiale basato sul cecchino Fabrizio Di Patti, su un contenibile centroboa Cicciolo Cascio, una difesa rocciosa Gabriele Galioto, Luciano D'Aleo e il portiere Alessandro Sansone. E ciliegina sulla torta il nuovo acquisto Aldo Ercolano, che si è trasferito qui dalla promo di Cagliari per potenziare ulteriormente il nostro attacco essendo un attaccante puro. La rosa poi è completata, di questi ne siamo particolarmente orgogliosi, dai nostri giovani. E gli obiettivi ce li prefissiamo strada facendo, nel senso che andremo a giocare partita dopo partita, a testa alta contro tutti, siamo consapevoli di potercela giocare tranquillamente con tutte le squadre del campionato. Sicuramente speriamo di migliorare la posizione dello scorso anno. Abbiamo avuto un inizio bruttissimo l'anno scorso, 0 punti nelle prime 4 partite e poi siamo stati costretti a inseguire tutto il campionato. Sicuramente speriamo di cominciare meglio e portare subito a casa i 3 punti. Possiamo giocare con tutti quest'anno, veramente, perché il campionato sarà molto equilibrato. Non c'è, secondo me, una squadra che può spaccare subito la classifica. E partiamo per far bene. La società vuole migliorare la stagione dell'anno scorso, proveremo a fare il possibile per migliorarci e chissà. Gli obiettivi sono sempre quello di raggiungere i playoff, di farlo facendo crescere i giovani. Abbiamo accanto, perché ha abbracciato questo nostro programma, Anteria, questa società giovane, dinamica, proiettata in avanti, che ha creduto nella strutturazione che abbiamo dato a tutta la nostra attività nel settore della pallanuoto, del canottaggio e nelle nostre attività sociali. Per cui ci dà più forza per poter ambire a risultati in prospettiva sempre più.